Uno dei luoghi storici del movimento femminista, la Casa Internazionale delle Donne di Roma, apre le porte all'ottava tappa di Innamorati di te, per parlare di violenza di genere, con un particolare focus sui diritti delle bambine, future donne. La presa di coscienza dei diritti che si acquisiscono come donna, e per diventare una persona libera di scegliere quello che uno desidera essere, inizia da bambina. È dimostrato che entro i 9 anni si forma quella che è la propria coscienza, la propria determinazione, la propria natura. Ed è quindi fondamentale che vengano attuate tutta una serie di opportunità di formazione, di educazione, che nascono proprio all'interno della famiglia stessa. La famiglia è responsabile di evitare che si creino nelle bambine dei preconcetti. Innanzitutto parlarne, a casa, a scuola, può aiutare a impedire la formazione di preconcetti o idee stereotipate sui ruoli maschili e femminili. È ancora normale per una mamma o un papà pensare che la propria bambina non sia portata, per esempio, per le matematica o per le materie scientifiche, mentre lo è naturale per i maschi. Così non è, non dovrebbe essere. Abbiamo pochissime ragazze che si stanno laureando nelle materie scientifiche e quindi di conseguenza non hanno accesso ai lavori più retribuiti. Le neuroscienze ci dimostrano che proprio tra 0 e 3 anni si formano tutte le loro mappe emotive, cognitive, affettive, quindi è proprio là che noi dobbiamo andare a strutturare quella identità di bambina nella sfera emotiva. Bisogna educare i bambini al rispetto delle proprie emozioni, a saperle attraversare e al rispetto delle emozioni dell'altro. Da anni Codere Italia sostiene il progetto itinerante Innamorati di te. Sentiamo che almeno ogni giorno c'è una donna, una bambina, un bambino che subiscono violenze di qualunque tipo e non ci sembra il caso di abbassare la guardia in questo particolare momento. Innamorati te andrà avanti, io dico sempre spero che poi dobbiamo smettere di farlo perché non ci sarà più motivo per parlarne. Pare che non sia così e quindi continueremo su questa strada. Prossima tappa? Bari potrebbe essere l'appuntamento di subito dopo le vacanze estive, quindi sì, ci diamo appuntamento a Bari, credo.